Il piano antirumore della Movida pescarese è destinato a far rumore ancora una volta e per domani l'appuntamento nella sala consiliare alle 9:30 è già confermato. La richiesta di sospensiva avanzata dal Movimento 5 Stelle non è andata a buon fine, nonostante i voti della minoranza, a cui si è aggiunto quello di Zaira Zamparelli di Fratelli d'Italia. La scelta dei pentastellati è stata motivata dal fatto che i dati ARTA sull'inquinamento acustico su cui l'amministrazione ha costruito il progetto sono troppo vecchi e risalgono infatti al 2017. Non è possibile rimanere in situazioni in cui c'è chi pensa di poter fare quello che vuole e chi invece protesta perché ha dei diritti che vuole che vengano esercitati. Dobbiamo trovare un punto di incontro, lo troveremo con tranquillità, con serenità. Certo, ci sarebbe piaciuto che ci fosse stato un accordo generale fra le parti, ma ci rendiamo conto che è anche molto difficile trovare il punto di convergenza tra due posizioni totalmente opposte, ma dobbiamo farlo e lo faremo. Sicuramente siamo abituati a prenderci le nostre responsabilità, perché se così non fosse non avremmo svuotato il ferro di cavallo, non avremmo realizzato i tratti di strada pendolo espropriando terreni a dei privati, non avremmo ottenuto la bandiera blu. Siamo un'amministrazione che decide e decide per il bene di tutta la collettività, non soltanto di una categoria o di alcune persone. Sono stati presentati 138 emendamenti, le modifiche al piano originario, 8 quelli della maggioranza. Purtroppo sono delle misure correttive insufficienti perché il piano resta gravemente deficitario sul piano della possibilità per pescare di continuare ad avere una vita serale e notturna, rischia soltanto di fare male alle attività economiche e non risolvere nulla di quello che chiedono i residenti. Presente tra le associazioni anche Casartigiani. Casartigiani dice sì a questa cosa, a questo piano. Cioè, noi puntiamo il dito sul rilievo antropico, perché il rilievo antropico all'esterno va sempre oltre i limiti. Per il 50% va oltre i limiti perché c'è una buona parte di attività, non tutte, che danno l'alcol da asporto, che è vietatissimo a tutte le età dalla legge nazionale. Perché deve essere ritirato questo piano? L'impianto è per ridurre le persone in centro, che è gravissimo, e non agisce sul rumore. Tutte le associazioni rappresentative sono concorde per ritirare il piano. Si potrebbe agire come hanno fatto altri comuni attraverso i telefono assorbenti, o con la sperimentazione, oppure agendo sugli infissi antirumore, come ha fatto il comune di Genova. Si agisce direttamente sul rumore.